A Battipaglia la sindaca è presente, le cittadini, la cittadinanza pure, quindi un impegno concreto. Ma sicuramente io quello che voglio, che ho detto più volte, io non voglio lo scontro con le istituzioni, con gli organi di sovracomunale, io voglio un confronto, perché la nostra posizione è ben dire ragioniamoci e sediamo, perché penso che questa città ha già dato. Abbiamo come esempio queste strutture che sappiamo come funzionano, noi abbiamo fatto dei controlli su ognuna di loro, che già dovuto soffrire quest'estate a proposito dei miasmi e del sito di compostaggio vicino di Dieppe. Però noi abbiamo 6 strutture private che trattano immondizie, il CDR che tratta tutta l'indifferenziata della provincia di Salerno, il 50% della monnezza della Campania arriva a Battipaglia. Allora quando piove dall'alto una decisione che non è di ora, guardate, non è del 2015, ma è del 2012, con Caldoro si decide di mettere qui, di trasformare, perché c'è la legge nazionale del 2010 che dà l'autorizzazione a trasformare gli STIR in siti di compostaggio, nel 2012 si dice che a Battipaglia deve venire un sito di compostaggio che tratta 75.000 tonnellate, Battipaglia ne consuma 5, massimo 6.000 tonnellate di umido l'anno, quindi voi immaginate il quantitativo quanto è. Quindi quello che diciamo è di rivedere, noi come comune oggi, ieri proprio abbiamo adottato 2 delibere importanti, una è quella di rivedere tutti, qualsiasi struttura che vuole insediarsi sul territorio, che è una struttura, è un'industria insalubre, cioè che praticamente che tratta monnezza, che tratta tutto ciò che può produrre miasmi, praticamente va rivista, va nelle concessioni, basta darle, non ne vogliamo più, basta quelle che teniamo. Non solo, abbiamo anche chiesto di rivedere quelle che sono state le concessioni e i rinnovi di queste concessioni, se valgono sempre gli stessi criteri per come trattare la monnezza. Per esempio, quando tu vai a controllare queste strutture e vedi quantitativi enormi di indifferenziato all'aperto trattato, perché dice che può stare, io voglio vedere se questa situazione è possibile sempre, perché sappiamo bene che poi quando tu raccogli indifferenziato non sempre viene raccolto bene e anche quello genera miasmi. Quindi noi vogliamo sederci e dialogare. Sicuramente il ciclo dei rifiuti va chiuso, però mi chiedo, è giusto riporlo a Battipaglia quando noi abbiamo questi esempi di gestione, perché è quello che non si garantisce, come vengono gestiti questi siti. Ci sono tanti altri posti dove noi possiamo andare a sversare, ma poi la notizia, se è vera che diamo l'autorizzazione a Eboli di ampliare, di trattare 75.000 tonnellate di umido, io dico che senso ha metterlo a 50 metri un altro. Quindi siamo sempre in attesa, abbiamo protocollato già più di un mese fa la richiesta in regione di essere ascoltati nella commissione ambiente, siamo in attesa e speriamo che ci sia un ascolto e una possibilità di condividere e di ragionare, perché se c'è questo incontro io sono convinta che la situazione possa risolversi.